Seduta solenne del Consiglio regionale per il Giorno della Memoria, consegnato il Pegaso a Giovanni Gozzini e Ugo Caffaz. Una giornata per non dimenticare. È stato l'intervento del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ad aprire la seduta solenne nel Giorno della Memoria, che si è tenuta martedì a Palazzo del Pegaso. Prima delle relazioni di Ugo Caffaz, ideatore e promotore del Treno della Memoria, e dello storico Giovanni Gozzini, dell'intervento di chiusura del presidente Eugenio Giani e dei contributi video di ragazzi di due scuole toscane, il presidente dell'Assemblea Toscana ha definito la portata dei temi legati alla memoria nel particolare momento che stiamo vivendo. In un momento come questo, in cui la nostra libertà subisce delle limitazioni a causa della pandemia, quella stessa libertà che a tanti è costata la vita, sentiamo che vivere appieno la giornata della memoria significa non guardare a quanto è accaduto solo con gli occhi della pietà e del ricordo, ma agire e non voltarci dall'altra parte, ha detto Mazzeo. Io penso che questo giorno vada ricordato non solo per quello che è stato, ma anche attualizzandolo a quello che è e che sta accadendo anche in questi giorni. Quello che accade in Bosnia è sotto gli occhi di tutti, campi profughi che sono dei veri e propri lager, quei piedi che escono dalla neve, le persone che non ce la fanno. Io penso che quello che è accaduto, come diceva Primo Levi, può accadere ancora, e la memoria è seminare il germe della memoria, vuol dire far fiorire, far germogliare fiori nuovi, fiori di speranza. Io lancio solo un messaggio alle ragazze e ai ragazzi toscani: non siate mai indifferenti, perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Non voltatevi mai dall'altra parte quando ci sono soprusi, quando ci sono cose che non funzionano. Mantenete sempre alto l'ideale che ha fatto di questa terra, della Toscana, il luogo in cui davvero si è combattuto contro le tragedie e le barbarie di quel periodo. Il nostro simbolo, che è il nostro Pegaso, nasce dall'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale, e il nostro Pegaso è esattamente il motivo per cui oggi noi ricordiamo questa giornata. Piedi ben saldi nella nostra storia, nei nostri valori, nelle nostre tradizioni, ma le ali che guardano al futuro per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha ricordato le iniziative messe in campo dalla Toscana per sensibilizzare i più giovani. Ma io ritengo che azioni educative nelle scuole sono la cosa fondamentale, principale, e ritengo che l'iniziativa che come Regione portiamo avanti del Treno della Memoria sia qualcosa da continuare e perpetuare. Io ho vissuto delle emozioni e condiviso dei momenti davvero stringenti, di grande intensità, con giovani di 18-19 anni attraverso l'esperienza del Treno della Memoria. E come Regione Toscana abbiamo svolto un ruolo decisivo nel portare il memoriale, ovvero le testimonianze che arrivano direttamente da Auschwitz in piazza Bartali, nel quartiere di Gavinana a Firenze. Tutto ciò che può sensibilizzare, far capire, far vedere, far conoscere ai nostri giovani come la cultura dell'odio, della discriminazione razziale, del totalitarismo degenera in quello che è poi la cancellazione della vita umana, come è avvenuto purtroppo nei campi di sterminio e nella cultura nazista e fascista che portò alla Shoah, è importante perché possano crearsi fra di sé i presupposti per un rifiuto di quella cultura e un ripudio di quello che sono le condizioni che hanno portato a questi misfatti. E abbiamo il dovere di salvaguardare e di nutrire una memoria, la memoria di un fatto tragico, forse il più tragico che ha colpito l'umanità, la Shoah, il male assoluto. C'è la dimostrazione di come l'uomo è stato in maniera malvagia capace di mettere la sua intelligenza al servizio della distruzione di altri uomini. E credo che siano fatti che debbano essere ricordati, che devono essere conosciuti, che devono essere tramandati nei confronti dei giovani perché non debbano accadere mai più. Ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto ed è scampato a quegli avvenimenti, i pochi che sono tornati da un campo di concentramento, come la senatrice Liliana Segre, che ha raccontato e racconta nelle sue
testimonianze di come le persone entrate lì dentro sono private della dignità prima ancora che della vita. Diventano un numero, dimenticano il loro nome. E credo che la Toscana fa bene, è sempre stata molto attiva nel custodire questa memoria. Il tempo inevitabilmente ci sta sottraendo i testimoni di quella memoria terribile che ha macchiato l'Europa e direi il mondo intero per quello che è successo. E quindi noi adesso abbiamo l'onere e l'onore di portare quella testimonianza, che è innanzitutto memoria, ma non memoria fine a se stessa. Memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano, perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare, perché nessuna libertà, nessun diritto si può dire acquisito per sempre. Ecco cosa ci insegnano questi giorni, ecco cosa ci insegnano i testimoni. Soprattutto riportarlo nella modernità di oggi, quando i social, i media, la comunicazione è potentissima e sappiamo bene la comunicazione quanto ha significato nel spargere l'ideologia che sì, noi chiamiamo nazista, ma che, come ci hanno ricordato oggi il professor Gozzini e Ugo Caffaz, ha macchiato inesorabilmente anche la storia italiana di quei decenni. Compito degli insegnanti è quello di non fare altarini e di non scadere in celebrazioni. Dobbiamo fare sempre domande alla storia. Questo è il senso dell'intervento di Giovanni Gozzini, che ha inteso spiegare come anche sotto regimi totalitari ci potesse sempre essere una via di uscita. Una scelta diversa, come quella avvenuta davanti alle macerie di Berlino, che vide 1600 tedeschi salvare altrettanti ebrei, a dimostrazione che era possibile andare controcorrente. La cerimonia è terminata con la consegna del Pegaso da parte del presidente Antonio Mazzeo a nome di tutti i consiglieri, proprio a Ugo Caffaz e a Giovanni Gozzini. Non è stato fatto un consiglio regionale solenne e basta. Non è che si è, come si dice, fatto un discorso celebrativo, appunto. Era un momento di studio. Il professor Gozzini ha fatto una lectio magistralis, se ne possono fare altre, ma questo dimostra che qui non è stata una celebrazione. Non è poco, eh. Non è così dappertutto, anzi. È una storia che abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1600 ebrei nascosti da altrettante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boat, scherzosamente, gli U-Boat erano i sommergibili della Marina Militare tedesca, indicava il loro stare nascosti, sommersi, per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. Sempre durante le celebrazioni per il giorno della memoria è stata consegnata una targa a Basilio Pompei, militare deportato, proprio per ricordare i 650.000 militari che furono a loro volta deportati. È stato il figlio di Basilio, Giuliano, a ricevere la targa a nome del padre. Basilio in questi giorni ha ricevuto il vaccino anti-Covid ed è stato oggetto di attacchi sui social da parte di chi non riteneva opportuno vaccinare tra i primi i più anziani. Poi gli ho chiesto anche, io cosa devo dire perché sei stata conferita una targa, vuoi dire qualcosa? E lui mi ha detto: guarda, ringrazia tutti e poi di anche che io accetto questa targa a nome dei 150 nella baracca sua, dei 650.000 deportati dopo che l'8 settembre non avevano aderito avevano detto no alla Repubblica Sociale. Praticamente ha detto: guarda, anche a nome dei 150 che erano in baracca con me, io ringrazio anche al posto loro. E poi gli ho detto: guarda babbo, che oggi è anche il giorno della memoria, che cosa vorresti dire? Ma niente, dice, vorrei dire soprattutto ai giovani, ai ragazzi, che questa è una giornata molto importante e che praticamente si ricordino sempre che l'odio non è il pane quotidiano, e quindi gli errori che sono stati fatti
prima e anche gli orrori, insomma, non vengano ripetuti. Ecco, questo in definitiva è il riassunto di quello che ci siamo detti. Basilio Pompei è un emblema di quello che è stato la deportazione nei campi di sterminio e allo stesso tempo un ex partigiano, una persona che ha vissuto sulla sua pelle una dimensione di difficoltà della propria libertà, ha visto rischiare la propria vita e oggi in questa pandemia a 103 anni è stato uno dei primi ad essere vaccinato e come tale è stato anche offeso, deriso e anche questa volta la propria vita è stata messa in discussione. Questo è un premio che riconosce il senso della libertà, della vita ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria che deve farci riflettere e portare rispetto a persone come in questo caso che a 103 anni dimostrano quanto fosse importante ieri come oggi il senso della vita. La giornata della memoria acquista valenza se quella memoria la concretizziamo e gli diamo un valore di attualità. Questo è il punto da cui partire, perché anche se mi sono informato della vita di Basilio, e Basilio, pur lontano dall'impegno politico, in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, un collegamento. Così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo che va combattuto e la Regione Toscana deve dare dei segnali. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, il presidente Mattutti, per aver accolto questa mia proposta. Per me è una giornata speciale proprio perché siamo riusciti a dare tutti insieme un bel segnale verso i toscani.